breve assunzione di questa recensione si consiglia caldamente la visione del video illustrativo presente nella confezione. Attenzione, potrebbe causare diarrea, vomito, epilessia, pneumonia, tossicodipendenza, gravidanze indesiderate, cose a caso, collasso e morte. Ciao ragazzi, scusate se questa parte di video è così, ma mi sono dimenticato di metterla nella recensione. Volevo dirvi che molto probabilmente saremo al Nerd Cultura Tour sabato 26 nelle tappe di Novara, Milano e Torino. Volevamo sapere chi c'era di voi per fare due chiacchiere insieme, insomma, oltre che conoscere il Darione nazionale. Fateci sapere, noi facciamo di tutto per fare tutte e tre le tappe. Allora, adesso vi dico gli orari precisi, vado sul video. Allora, Milano 13:30-16, Parco di Trenno, parcheggio via Novara, incrocio via Cascina Bellaria. Novara 17:18:30, Corso Trieste 85, di fronte allo Sporting Palace. E Torino alle 20, monumento ad Amedeo di Savoia, Torino Esposizioni, viale Carlo Ceppi. Se poi magari qualcuno di voi ci vuole anche ospitare a Torino, sarebbe tanta roba. Noi probabilmente siamo in tre, io, Stefano e Simone. Fateci sapere chi c'è, cosa fate, dove andate. Ciao. Ciao a tutti i pagliacci e benvenuti ad una nuova puntata di Cinema degli Eccessi. Scommetto che vi state chiedendo perché ho questa camicia trash. Beh, in realtà non c'è un motivo, è solo che anche nel Varesotto finalmente è arrivata l'estate. Cioè, finalmente, in realtà a me l'estate fa schifo. Però chi se ne frega, secondo me è la stagione giusta per indossare camicie trash. E quindi perché non approfittarne? Dopo 9 mesi di gestazione dalla recensione del primo film, oggi parleremo del secondo capitolo di una delle saghe cinematografiche più controverse di sempre. Sto parlando di The Human Centipede 2, Full Sequence, di Tom Six del 2011, una coproduzione Olanda-Regno Unito. Anche questo film ce l'avete chiesto centinaia di volte e quindi eccolo finalmente qui. In realtà volevamo aspettare che si sapesse qualcosa di sicuro sul terzo capitolo per far salire un po' l'hype. Però porca troia, doveva uscire questa primavera e invece l'unica cosa che è uscita è questa foto con i due protagonisti travestiti da Maurizio Costanzo e Clint Eastwood. Quindi ancora non si conosce nessun tipo di data dell'uscita dell'ultimo capitolo. Però noi attendiamo speranzosi anche quello. Rimanete sintonizzati fino alla fine della recensione perché ho una notizia un po' triste da darvi sul canale, una notizia che interesserà in particolar modo i fan di Cinema degli Eccessi. Allora, ormai parlarvi della trama di questa saga è quanto mai banale, ma ci sono degli accorgimenti rispetto al primo che è giusto comunicarvi. Il film inizia con una scena del primo capitolo che potrebbe sembrare un riassunto, ma in realtà non è così. C'è qualcuno che sta guardando il primo film al computer. La persona in questione è Martin, un inquietantissimo fantozzi con una fissa assurda per questo film. Lui è il guardiano di un parcheggio ed è proprio qui che si procura le vittime per il suo piano. Perché sì, ragazzi, il protagonista del secondo film vuole emulare le gesta dell'antagonista del primo film. Le differenze principali nel progetto del Centopiedi sono principalmente due. La prima è che le persone coinvolte sono più del triplo. La seconda è che l'operazione non verrà eseguita chirurgicamente, ma molto grezzamente. Non abbiamo più una settica stanza chirurgica con dei super attrezzi da medico. No, qui abbiamo seghe e martelli. Ed è proprio qui che sta la violenza estrema del film. Tendini strappati con una forbice da sarto, carni cucite con una sparapunti e l'occhio vigile della videocamera riprende tutto senza mascherare nulla. Queste sono le scene di violenza abbastanza ovvie. Quelle più particolari non ve le dico in modo che ve le godiate appieno. Vi dico solo che l'unica cosa a colori nel film è marrone. Tecnicamente il film, ragazzi, è davvero una bomba. Il regista si è evoluto tantissimo. Non tanto per i movimenti di macchina, in quello era già bravo, ma per l'atmosfera che cambia completamente, passando da quella horror classico del primo a una wired assolutamente disagiante in questo secondo. Non abbiamo un attimo di pace, quando non ci sono le scene violente viviamo la quotidianità di un individuo particolare e inquietante come Martin, un uomo con molti problemi che vive in casa da solo con la sua folle madre. Sono delle lugubri e disarmanti situazioni che mettono davvero l'ansia addosso. Si vede che vuole citare palesemente Eraserhead in questo, ovviamente non ci arriva, ma è davvero un lavoro notevole. Un lavoro fatto di simmetrie, giochi prospettici e suoni disturbanti e leggeri in sottofondo. Il film, a differenza del primo, è in bianco e nero, un fattore che contribuisce davvero a peggiorare lo stato
stato d'animo dello spettatore. Non riusciamo a vedere colori e speranza, ma solo grigio e morte. Ma uno dei punti più stupendamente meravigliosi del film è l'attore protagonista. Un uomo grasso e bassoccio, perennemente con la bronchite e che gli escono gli occhi un po' fuori dalle orbite. Come dicevo prima, sembra proprio un Fantozzi malvagissimamente disturbato. Lui durante il film non parla mai, ma ha una mimica favolosa. Non fatico a dire che per me è uno dei villain horror più fighi di sempre, nettamente in contrasto con la lucidità del dottor Hayter. Un'interpretazione davvero magistrale di Laurence Harvey. Cioè, davvero questo film merita di essere visto solo per questa. E il film è inquietante proprio perché cerca di ricreare l'interiorità del protagonista. Cerca di trasformare in immagini il disagio mentale e ci riesce perfettamente. Riusciamo a vedere e sentire come lui vede e sente. Potrebbe essere chiamato finto espressionismo, se vogliamo. Mi spiego subito. Allora, gli autori espressionisti cosa facevano? Prendiamo come esempio un artista che non c'entra niente, Vincent van Gogh. Il suo era espressionismo vero perché dipingeva il suo disagio psicologico. Qui invece a me piace chiamarlo finto perché non si vuole rappresentare il disagio psicologico dell'autore, ma del protagonista dell'opera stessa. Un po' come se il personaggio del film fosse il regista del film. Ragazzi, secondo me è una cosa davvero meravigliosa che in pochi sono riusciti a fare così bene. Il film sicuramente può piacere o no, ma questa secondo me è una qualità che bisogna riconoscerli. Ok, da qui possiamo partire per analizzare il significato del film, che in realtà è uno solo, e ancora una volta ci ritroviamo a parlare di metacomunicazione. Perché qui, ragazzi, l'intento è chiaro. Stiamo parlando di uno squilibrato che, guardando un film, decide di emularlo. Questa cosa ovviamente è estremizzazione della realtà. Ma di casi così ce ne sono stati fin troppi, lo sappiamo bene. Basti pensare a cosa è successo dopo l'uscita di Arancia Meccanica, un film che voleva criticare la violenza imperante diventa causa di violenza imperante. Un'assurdità e una stupidità che conferma le teorie dei film stessi. Questa tipologia di film, diciamo pure tutti quelli di cui parliamo in Cinema degli Eccessi, sollevano una questione morale non indifferente. Una questione legata direttamente a questa tipologia di pellicole. Il regista mette in discussione questa cosa, mette in discussione anche il suo cinema facendone parte. Secondo uno studio effettuato da uno psicologo di cui non ricordo il nome, scusatemi, di associazione di parole, dopo la visione di un film violento si tende a preferire parole che rimandano all'aggressività. Esperimento fatto anche con la pornografia, che invece rimanda a pensieri misogini, anche per le donne stesse. Può sembrare una mezza cazzata come esperimento, ma l'associazione delle parole si usa molto in psicologia. Questa perché viene fatta immediatamente e senza pensarci, dando diciamo una prevaricazione al subconscio. Si dice al tester di rispondere il prima possibile e lui quindi non rifletterà col cervello. Ok, sulle persone che non hanno gravi disturbi mentali rimane una cosa innocua e momentanea. Ma nel caso non fosse così? Nel caso questi film arrivino a persone come Martin, cosa può succedere? Una volta era quasi impossibile, ma adesso, come tra l'altro abbiamo visto nell'ultima recensione, con internet chiunque può arrivare a qualsiasi cosa. Tralasciando per un attimo che l'uomo necessiti dell'arte, secondo voi è giusto produrre arte violenta? O sarebbe il caso di non farlo anche per evitare uno solo di questi casi? La vita di una persona vale la soddisfazione artistica di migliaia di altre? Questa questione questionante, quasi marzulliana, è una questione che pongo a voi, fan dell'estremo. A parte cazzate, ragazzi, la mia è una riflessione seria, quindi ditemi anche voi cosa ne pensate, perché qualsiasi pensiero io riesca a produrre è sicuramente egoistico. Quindi provateci voi e ditemi cosa ne pensate riguardo a questa cosa. Dopo tutta questa serietà e queste domande esistenziali, è giunto il momento del nostro parere medico illustrissimo. Ancora una volta, in questo ci aiuteranno il dottor Anus e la dottoressa Lingus, quindi la parola a loro. Innanzitutto, i primi errori avvengono con la ricerca delle vittime. Molti colpi di pistola e botte in testa sembrano essere letali. I traumi cerebrali e le emorragie non sembrano essere prese in considerazione. Il secondo errore sta nel taglio dei tendini. La parte interna è chiaramente scenica, in realtà non siamo fatti così. Per non parlare di tutte le malattie, le infezioni e la denutrizione durante il periodo di raccoglimento delle cavie. Un altro errore è quello del lassativo. Nessuno agisce così in fretta e soprattutto non esistono per endovena. Come abbiamo potuto evincere dalla diagnosi del primo film, si manifesterebbero molte complicazioni provocate dal soffocamento e dai conati di vomito che comporta la deglutizione di feci. Se vi state però chiedendo se la fusione reale di più apparati digerenti in uno solo sia possibile, ve lo diciamo subito. Il nostro caro centopiedi umano avrebbe comunque vita breve. Le feci infatti sono piene di batteri come le coli che, se ingeriti,
provocano ancora più dissenteria e vomito. La disidratazione avverrebbe in pochi giorni, senza contare la setticemia provocata da questi batteri. Ringraziamo ancora una volta gli illustrissimi esperti in caccologia. Vi ricordo che la parte dei dottori non è farina del nostro sacco, ma l'abbiamo presa da un articolo di vice.com che vi mettiamo in descrizione, ci sembra giusto dirlo. Vediamo insieme la scheda del film. Budella 4 su 5, ok, qui ci siamo, di violenza ne abbiamo a fiumi. Violenza psicologica 4 su 5, è davvero pesante da sostenere, garantito. Marciume 5 su 5, estremo, grottesco, la sobrietà del primo è andata completamente a farsi fottere. Divertimento 2 su 5, che vi devo dire ragazzi, io mi sono divertito anche. Trash 3 su 5, l'idea ragazzi, l'idea è tremendamente trash. Per quanto riguarda la classifica generale di cinema degli eccessi, The Human Centipede 2 Full Sequence si piazza al decimo posto tra Tokyo Gore Police e Melancholy Der Engel. Per quel che mi riguarda è un decimo posto meritatissimo, il film è marce malato a livelli infiniti. Un salto di 21 posti, visto che il primo capitolo ormai è al 31esimo. Ragazzi, ancora una volta non fatico a dire che The Human Centipede sta diventando una delle saghe horror che più preferisco. È l'unica che da un capitolo all'altro è riuscita a rinnovarsi completamente. So anche che ambi i due film dividono molto il pubblico, perché il primo dicono non sia abbastanza estremo, il secondo dicono sia sconclusionato. Ma io non la penso assolutamente così, a me sono piaciuti tantissimo tutti e due e fremo dall'attesa del terzo. Spero che Tom Six si muova a farlo perché le promesse sono davvero buone e raccapriccianti. Bene, pagliacci miei, siamo giunti alle comunicazioni di servizio. Questa a cui avete assistito è l'ultima puntata di Cinema degli Eccessi. Mi dispiace, ma questa rubrica chiude perché abbiamo ricevuto una denuncia per istigazione all'immoralità. Questo a causa dei film analizzati, dell'ultimo speciale sul Deep Web in Snuff 102 e a causa dei video sulle droghe che abbiamo fatto. Mi dispiace, ma... Ma scherzavo ragazzi, non ci ferma nessuno, porca troia. Non abbiamo ricevuto nessuna denuncia, o almeno per ora. Però le cose che ho da dirvi sono due e sono importantissime. La prima è un progetto che si chiama Fleur Pourri, un cortometraggio che stiamo realizzando in collaborazione con alcuni ragazzi dell'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni della nostra città, di Busto Arsizio. Il soggetto è scritto dal nostro Simone, mentre la sceneggiatura è di Oscar, il ragazzo che avete visto nella recensione del Cattivo Tenente, quello che comprava la droga. È un progetto molto interessante a cui collaboreremo anche noi di Shiva Produzioni, aiutando con il cast, con il montaggio, con le musiche e con tutto quello che abbiamo a disposizione. È una cosa multimediale, nel senso che oltre al cortometraggio usciranno anche delle tavole a fumetti che poi presenteremo qui sul canale. Presto quindi comincerete a vedere qualche teaser, qualche trailer, dei video di approfondimento. Poi le riprese verranno fatte in autunno e il cortometraggio uscirà il 25 dicembre, perché a noi Lars von Trier ci fa una gran sega. L'altra cosa che volevo dirvi è che dal 30 luglio fino a fine agosto la programmazione del canale sarà un po' irregolare. Allora, innanzitutto dal 30 al 6 io e Stefano ce ne andiamo in vacanza a Stoccolma. E poi quando torno voglio dedicarmi a 3-4 cortometraggi sperimentali che ho in mente da un po'. E un'altra cosa che voglio fare è concludere la monografia di Federico Fellini, che l'ho abbandonata lì un po'. Probabilmente farò una lunghissima puntata conclusiva, poi vedrò come riesco a organizzarmi. Quindi il tempo che dedicherò alle recensioni sarà leggermente minore, ma ragazzi non preoccupatevi che non vi lascio senza Cinema degli Eccessi. Quasi sicuramente nel corso di questo periodo usciranno due puntate. Una sarà sicuramente uno speciale, e sono sicuro che sarà uno speciale che vi piacerà tantissimo. Mentre la seconda vediamo, devo ancora decidere, magari faccio un secondo speciale. Rimanete quindi sintonizzati, appassionati di cinema, perché rimarrete comunque soddisfatti. Sapete quanto io sia uno squilibrato, per cui le mie idee sono molto da Cinema degli Eccessi, quindi ricordatevi di dare un occhio anche ai cortometraggi che usciranno. Probabilmente vi faranno cagare perché sono delle idee forse un po' troppo particolari. Però anche nella merda alla fine ci sono delle proteine, per cui non si sa mai, no? Bene pagliacci miei, ci vediamo settimana prossima, vi saluto che ho già parlato troppo per oggi. In descrizione trovate le pagine Facebook che ci supportano, ne ho aggiunte altre, quindi andate a farci un giro perché spaccano tutte. Bella regà, che il cinema sia con voi. Ciao, sono Stefano, e se state guardando questo video probabilmente lo sono già morto. Cioè, fate mente malata. Sono quella che facesse sempre la Basta.